Okay. Un saluto a tutti gli amici di cinefonici.com. Oggi vi presenteremo l'Echo E01, che è il primo smartphone lanciato dalla nuova azienda cinese Echo. Questo smartphone è lo smartphone octa-core più economico al mondo. Procederemo con una veloce panoramica del dispositivo, elencando i requisiti hardware, e poi passeremo quindi a un'analisi più completa. Ringraziamo intanto lo store online myefox.it per averci mandato questo sample. E ricordiamo a tutti che è disponibile al costo di 107 euro. 107 euro ed è disponibile nei colori bianco e nero. Questo dispositivo monta un processore octa-core MT6592 a 1.7 GHz, è dotato di 1 GB di RAM. Nella parte anteriore troviamo il volume in capsula, poi quindi abbiamo i vari sensori e la fotocamera da 2 megapixel, mentre in basso troviamo il tasto home fisico e i tasti back e opzioni, che sono dei soft touch retroilluminati. Come per quanto riguarda il design, diciamo richiama molto quello dell'S5, anche se le dimensioni sono più abbondanti. Infatti misura 78,2 mm x 154 mm per uno spessore di 8 mm. La batteria è di 2450 mAh, vi garantirà una durata buona. Io ad esempio, quindi usandolo in modo intenso, diciamo, sono riuscito ad arrivare fino a sera, sempre con le connessioni attive, sia 3G oppure Wi-Fi. Nella parte superiore troviamo il jack per le cuffie, nella parte inferiore invece troviamo l'entrata USB e il microfono. Andiamo a sbloccare il terminale, andiamo direttamente nelle impostazioni, andiamo a vedere che sistema Android monta. Abbiamo la versione 4.2.2 stock di Android, andiamo a verificare. Ok, Jelly Bean. Questo terminale è dotato anche di gesture, però ho notato che queste gesture sono a senso unico. Qui troverete innanzitutto il menu. Potrete attivare le gesture per quanto riguarda l'applicazione Galleria, nell'applicazione Musica, la Camera e nel Launcher. Allora, andiamo a verificare, vi faccio vedere. Sia che passiate la mano verso destra, sia che lo passiate quindi verso sinistra, non cambierà. Cioè, il Launcher si sposterà sempre verso destra. Ecco, volevo farvi vedere questa particolarità. Per quanto riguarda le applicazioni installate, troviamo le applicazioni di default installate, nessuna app cinese, quindi non c'è la necessità quindi di installare alcuna applicazione. Andiamo a vedere il test AnTuTu che ho già fatto per velocizzare un po' il video. Andiamo al ranking, bar chart. Il nostro Echo E01 ha totalizzato un punteggio di 28.954 in linea con il processore MediaTek MT6592. Monta una GPU Mali 450 MP, la risoluzione del display è Full HD 1080x1920. Andiamo adesso ad analizzare qualche applicazione. Applicazione fotocamera. L'applicazione fotocamera è quella stock di Android, potrete scattare foto anche in HDR. Andiamo nelle impostazioni, non mi dilungherò molto perché diciamo sono quelle le impostazioni classiche. Per quanto riguarda la fotocamera potrete impostare le dimensioni 4 terzi schermo intero, gli scatti, la sequenza degli scatti e la risoluzione da QVGA a 8 megapixel, mentre per quanto riguarda i video la qualità potrei impostarla da bassa fino a fine. Andiamo a vedere qualche scatto. Ecco qua, questi scatti sono stati fatti alcuni di giorno, come questo. Diciamo che per essere una fotocamera da 8 megapixel, da 5 megapixel interpolata a 8 megapixel, fa dei buoni scatti. Anche di notte, potete vedere, riesce a catturare un bel po' di dettagli. Il flash è anche buono.
I colori riprodotti sono reali. Potete vedere, mi ha piacevolmente colpito, diciamo, non me l'aspettavo da una fotocamera da 8 megapixel su questo terminale. Per quanto riguarda la connettività e la ricezione, siamo ad un buon livello. Il wifi, anche a distanza di molti metri, riesce ad agganciarsi, diciamo, con una potenza di segnale molto buona e una qualità anche molto buona. Anche la navigazione in 3G, testata con TIM e Wind, è diciamo molto buona. Per quanto riguarda invece il GPS, andiamo a vedere alcuni screenshot. Il primo fix ci è voluto davvero tanto, almeno 4 minuti. Dopodiché, invece, il fix dopo il successivo, quindi al primo, è diciamo quasi immediato. Passeranno quindi circa 9 secondi. I satelliti agganciati sono discreti, la navigazione è buona e la perdita del segnale, diciamo che è molto rara. Andiamo a vedere l'applicazione musica, così vi farò sentire il reparto audio, lo speaker posteriore. Il reparto audio diciamo che è un po' sottotono, il suono non è abbastanza pulito e il volume non è così alto, però diciamo che per un terminale di questa fascia si piazza diciamo in una posizione media, va benissimo come qualità. Adesso vi farò vedere la navigazione internet. Apriamo la repubblica.it che è un sito molto pesante, vediamo come riesce a gestirlo. Lasciamo caricare. Ok, facciamo quindi lo scroll. Risponde leggermente in ritardo, però diciamo che non è proprio male. Doppio tap. Doppio tap risponde, andiamo lo zoom, lagga un pochino ma poco. Va bene, adesso andiamo a vedere come si comportano i giochi. Andiamo alle impostazioni, batteria e togliamo la spunta a modalità risparmio energetico. Così da avere le massime prestazioni, abbiamo Rail Racing 3. Devo dire che i giochi si comportano bene. Anche se c'è magari qualche perdita di frame qua e là, ma è piacevole giocare. Diciamo che non ci sono dei rallentamenti vistosi, come potete notare voi stessi.
Siamo giunti alla fine della nostra video recensione, spero di avervi illustrato ampiamente e in modo completo le caratteristiche di questo terminale, che a mio parere è un ottimo terminale, soprattutto perché venduto al prezzo di 107 euro sul sito myefox.it, che ringraziamo per averci mandato questo sample. Il terminale si presenta quindi molto bene, è prestante nonostante abbia 1 giga di RAM, ma ha, ricordiamo tutto, un processore MT6592 octa-core, quindi molto potente. Per un uso medio può andare più che bene, non ho riscontrato difetti, diciamo, particolari che possano influire sulla validità di questo terminale. Display ottimo, molto bello, Full HD, processore 8 core, fotocamera posteriore da 8 megapixel, anteriore da 2 megapixel. Il terminale è molto reattivo, non scalda nemmeno quando avviamo delle sessioni di gaming prolungate. Ho provato per circa 20 minuti senza diciamo, riscontrare un surriscaldamento noto, diciamo, nei telefoni con processore octa-core. Per questa video recensione è proprio tutto. Un saluto a tutti voi di cinefonieci.com, alla prossima! Okay.